Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, in questo secondo episodio di questa avventura con la nostra tenda da tetto. Ci troviamo ancora nel camping dove siamo arrivati la prima volta, dove ho fatto il video appunto del montaggio di questa tenda. Siamo in un paesino che al momento non sono in grado di pronunciare, quindi ve lo scrivo qui da qualche parte. E oggi abbiamo in programma di visitare Leida. E mentre sto caricando tutte le batterie dei miei dispositivi tramite questo pannello fotovoltaico, che vi lascio il link in descrizione di Amazon, che è un docchio da 100 watt. E devo dire che funziona molto bene perché riesce a caricare tranquillamente tutti i nostri dispositivi. Fino ad oggi non siamo ancora rimasti senza corrente, quindi perfetto. Come potete vedere dal mio pannellino fai da te, sto caricando tutti i miei dispositivi, orologi, non orologi, MacBook, insomma un sacco di cose. E lui sta caricando praticamente quasi a pieno della potenza, ovviamente con il sole diretto. Il tutto poi ovviamente è connesso a due batterie al piombo, che poi vi farò vedere sempre in un prossimo video dedicato all'impianto elettrico di questo veicolo. Nel frattempo, visto che l'altro giorno prima di partire mi è arrivata a casa la SIM di Kena Mobile, ce l'ho qui proprio con me e direi di attivarla subito perché sto per finire i gigabyte della Vodafone, visto che erano solo 8,1 e ne ho fatti andare 7, quindi attivo questa così cerco di sfruttare anche questi e vediamo anche come funziona all'estero. Ne procediamo velocemente all'unboxing e vediamo che cosa mi hanno mandato. Ovviamente mi hanno mandato la SIM di Kena Mobile e qui spiegano che posso utilizzare fin da subito il numero provvisorio una volta attivata la SIM. Bene, SIM di Kena attivata, intanto che aspettiamo che si connetta la rete 4G, noi ci dirigiamo verso Leida. Tra l'altro qua hanno un sacco di bellissimi animaletti. Noi ovviamente utilizzeremo i nostri mezzi che abbiamo a disposizione. Uit! Guardate che tranquillità in questi paesini. Mamma mia, non c'è un'anima. E ovviamente tutti usano le biciclette come mezzo principale, tranne io ovviamente che mi sono portato il monopattino. Bene, siamo arrivati alla fermata dell'autobus e ora ci tocca aspettare 18 minuti. Sperando che possiamo portare con noi i mezzi. Bene, siamo arrivati a Leida, stazione centrale. Come potete vedere qua non usano le biciclette assolutamente, no? Questa è la mappa delle attrazioni di Leida e adesso noi ci dirigeremo da questa parte e andremo a vedere come prima cosa l'antico mulino. Ed ecco qua il vecchio mulino chiamato anche De Valk. È enorme ragazzi, è gigantesco. Questa città mi ricorda vagamente Amsterdam comunque. Là tra l'altro si possono fare i tour in barca esattamente come ad Amsterdam tra i canali. Molto figo. E comunque ce l'hanno con l'energia rinnovabile, eh? Beccatevi le pale eoliche lì. Altro qui c'è un traffico di bici, motorini, mezzi elettrici di ogni. Cioè bisogna veramente stare attenti quando ci si muove sulle piste ciclabili perché è peggio che andare in macchina. Ovviamente non può mancare il McDonald's, quello c'è ovunque. Qui invece siamo davanti a una delle porte d'ingresso della città di Leida. Cioè guardate che dettagli. Ma
mentre lì invece abbiamo il mulino De Put, in teoria dovrebbe chiamarsi così, che risale più o meno al 1619, adesso ci avvicineremo anche lì. Ovviamente evito di pronunciare i nomi perché hanno dei nomi molto particolari che non sono della mia lingua, quindi è abbastanza difficile. Ecco, sì, no? Se erano in inglese sì, se erano in italiano sì, ma in olandese è meglio che evito. Questi sono proprio dei bei mezzi a noleggio, tanta roba. Ed eccolo qua, il mulino De Put, che carino. Tra l'altro c'è un traffico di imbarcazioni in questa città che è assurdo. Proseguiamo per il nostro tour, intanto ricarico sulle discese. Ma questi campeggiano qua in città? O comunque rompono tanto sui monopattini, però per visitare le città secondo me è ancora il mezzo top, eh? Dopo la bici, il monopattino, top. Che tra l'altro ho caricato ieri con il pannello solare, quindi sto andando tecnicamente al 100% con energia, tra virgolette, green. Invece abbiamo davanti la cattedrale di Leida, credo sia quella, si chiama Hartebrug Kerk, ovviamente pronunciato sbagliatissimo. C'è incluso anche il tipo che suona, che comunque ragazzi si è alzato un vento da paura. Madonna mia! Ecco perché qui usano le pale eoliche per fare energia elettrica, con tutto il vento che hanno, santo Dio. Se non c'è vento si sta bene, ma così si muore. Tutto ciò abbiamo trovato anche un gatto. Ciao. Ciao. Di un quartiere che si chiama Peters Quartier, che in teoria dovrebbe essere il quartiere universitario della città. E questo invece ragazzi è il municipio di Leida. Ma che figo, con ovviamente il simbolo della città sulla strada, ovvero le due chiavi. Bene, però ora siccome si è alzato il vento e inizia un po' a far freddo, io direi che iniziamo ad andare verso la nostra tenda. Il ritorno ragazzi al nostro campeggio ce lo facciamo con il monopattino e la bici. Speriamo di non rimanere a piedi, però in teoria sono solo 10 km, quindi dovremmo farcela tranquillamente. Come navigatore sto usando il mio Galaxy Watch 5 che sembra per ora funzionare da Dio. Quindi speriamo di arrivare sani salvi. Ciao, quante tacche? 4 tacche piene, quindi dovremmo farcela. Cioè qua hanno le autostrade delle biciclette, cioè ci si trova da Dio. Fosse così anche in Italia la mobilità elettrica sarebbe una figata, solo che comunque adesso succedono sempre mille problemi e quindi ovviamente hanno tirato fuori il casino dell'assicurazione di qua e di là. Però se fossimo forniti di queste cose ci sarebbero molti meno incidenti, quello è poco ma sicuro, perché i monopattini non sarebbero costretti ad andare in strada come succede oggi. Mentre qui ragazzi sono forniti di piste ciclabili che fanno paura, cioè sono fatte meglio delle nostre strade. Svolta a sinistra per rimanere su Blauwe-Molenweg. Mi stavo uccidendo, non mi sono fatto niente. Adesso qua si passa tecnicamente sotto l'autostrada. Bene, siamo arrivati di nuovo al camping. Ho ancora 2/3 tacche di monopattino, quindi
ho ancora un bel po' di energia, però purtroppo stasera non lo posso caricare perché il sole non c'è. Qui si passa dai 28 gradi ai 18 in 2 secondi, perché se va via il sole muori in Olanda. Infatti mi sono messo la giacca perché sto crepando. Comunque è da tutto il giorno che utilizzo Kena Mobile come rete, come sim principale nel mio smartphone, e devo dire che non ho avuto nessun problema. Velocità top, anzi adesso facciamo uno speed test, così giusto al volo per vedere come va. Facciamo lo speed test al volo di Kena Mobile, in roaming ovviamente, e non male dai, comunque raggiunge la sua velocità massima in download, quindi top, anzi la supera. Mentre invece per quanto riguarda l'upload siamo intorno ai 14 megabit. Comunque mi sono trovato davvero da Dio, quindi top, funziona perfettamente anche all'estero. Purtroppo i giga sono pochi, però vabbè, ci adattiamo, un po' wifi, un po' mobile, insomma ci stiamo dentro. Anche perché qui all'estero purtroppo i giga costano una marea di soldi, cioè se ti fai una SIM qui in Olanda non spendi di certo 5,90€ per 200 giga, ecco, per dire. Bene, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Noi adesso ci prepariamo la cena, quindi per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!